Cari amici tutti, ciao, una buona serata, siamo al 23, sì. Allora, questo qui, come potrete vedere, adesso parte in una posizione un po' così, in una camerina che io uso, poi trasmettere tutta la rete wireless a tutti gli apparecchi e quant'altro, è il famoso router della Fritzbox, questo è il 3490. Devo esporre una critica riguardante la macchina sotto l'aspetto della messa a punto. Vi garantisco che c'è da bestemmiare. Sotto c'è il suo router normale della Telecom che uso di riserva. Oggi volevo far partire questa bestia qua che non ce l'abbiamo ancora fatta, e in collaborazione di un amico, e successo che stamattina mi sono alzato e ho detto: dai, secondo le istruzioni che mi sono letto ieri sera, che c'è sul loro sito della Fritz 3490, ci sono altri modelli eccetera, dico, sembra una cosa che si può fare, e mi sono messo dietro, sarà state 9:15. Vi devo dire che è un casino, perché questo famoso tasto che loro dicono che parte in automatico, basta collegare, perché è il motivo poi che io l'ho comprato questo modem, ho detto non c'è niente automatico, come questi della Telecom, li attacchi automaticamente, si mettono in linea, ti dà la tua chiave, entri e fai. E invece non è assolutamente vero, c'è da diventare pazzi, c'è un menu fatto da un demente di programmatore che sarebbe da dargli degli schiaffonazzi. E allora mi sono perso quasi fino all'1 dietro sta cosa. Poi sono dovuto andare via perché avevo da fare, sono tornato alle 4:30-5, ci siamo persi fino alle 8, poi è venuto un amico, fortunatamente in due, siamo riusciti a metterlo a punto. La DSL non la vedeva, quella lì, adesso come vedete la vede. Allora, il difetto più grande è questo, perché dovrebbero intanto fare un disco di installazione automatica come fa la Netgear, che è molto più facile e più intuitivo. Questo è un casino veramente allucinante. L'unico pregio che devo dire è, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, che il motivo, intanto costa una follia, 120 euro mi sembra costi, l'ho pagato, è veramente veloce, è stabile, è fermo, le linee sono velocissime, anche quando carichiamo una app su un cellulare è un baleno, su internet arriva veloce, insomma ha i momenti di punta, però dopo non dipende più da lui ma dipende dalla linea, così. Ma in confronto a quello lì sotto, che è una lumaca diciamo col turbo, questo è una specie di missile. Allora, consiglio personale: come macchina è eccellente, bisogna dire come stanno le cose. L'unica cosa, dovrebbero veramente creare una situazione di installazione molto più facile, perché ci sono delle aziende che in un attimo te lo installano. Questo qui veramente, vi ripeto, siamo diventati birini, proprio stupidamente. Infatti metto questo video di recensione perché è giusto che la gente sappia. Ricordatevi, la macchina è eccellente, va molto bene, veloce, stabilissima per i giochi, per i video, per tutto quello che vi interessa. Però questo poi si divide anche in due bande, mi sembra, e le istruzioni sono trovate in internet e tutto, ma non è vero che sia così facile l'installazione. Questo dovrebbero essere un po' più, meno tedeschi, meno crucchi, come si dice sempre, perché è tedesco sto coso, e dovrebbero fare le cose fatte nella qualità, agevolare anche il sistema, non fare con delle difficoltà di questo tipo, perché veramente c'è da diventare matti. Ok, un consiglio, io l'ho comprato, sono contento, dico la verità, sono contento perché è veramente molto veloce, addirittura di là mi arriva con 4 tacche, cosa che quello lì sotto mi arriva con 2, c'è una differenza, veramente spara proprio forte, proprio prende tutto senza problemi, una volta inserito, configurato. Ma per configurarlo, caro mio, perciò rivolgetevi a chi ha un po' di esperienza, perché non è facile, tutto qui. Un saluto a tutti quanti, buona serata, ciao ciao.